Ariggio e reti inviolate fra Lazio e Avellino, sul quale sono sostanzialmente d'accordo i due allenatori. Ecco il giudizio di Lovati a fine partita. Ma direi una partita non certo bella sotto il profilo tecnico, discreta sotto il profilo agonistico, specialmente il secondo tempo, in dove credo che nessuna delle due squadre probabilmente meritava di vincere. Direi che il risultato è giusto, perché noi abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, anche se ci è venuto a mancare dei giocatori come Nicoli, Badiani e Carlaschelli. Carlaschelli è già un po' di tempo che è fuori, e lo stesso D'Amico, che non è ancora in perfette condizioni fisiche, quindi è un risultato che lo accettiamo così. L'allenatore dell'Avellino, Rino Marchesi, non nasconde la sua soddisfazione per il pareggio esterno. È abbastanza bene, una partita molto tirata, sofferta, soprattutto nella fase finale, e direi tutto sommato un risultato giusto. 1-0, noi abbiamo giocato una partita cercando di, soprattutto di fare risultato positivo, non è che ci siamo solamente difesi, perché in più di un'occasione abbiamo anche sfiorato il gol. È stato molto bravo Cacciatori a prendere una palla molto difficile, e Wilson ha rimediato in due o tre occasioni a situazioni molto difficili. Direi la Lazio ha avuto un predominio territoriale maggiore, però penso che come occasione da gol ci siamo equivalsi. Sintetizzato così l'andamento dell'incontro, ecco la cronaca nelle immagini montate elettronicamente da Bonaventura Pirri. Al 30° un tiro di Lopez viene deviato sulla base del palo dal sempre più bravo Piotti. Al 41° Mario Piga manca clamorosamente la conclusione. Nella ripresa la Lazio comincia a premere, mentre l'Avellino si difende bene. Al 3° Piotti esce sui piedi di Giordano, servito bene da Manfredonia. 2 minuti dopo, ancora Piotti si salva in angolo su un tiro pericoloso di Giordano. Insiste la Lazio e al 10° il centravanti laziale effettua un tiro cross sul quale esce Piotti, che non trattiene. La palla sta per pervenire a De Stefanis, ma il pericolo viene sventato. Passa un solo minuto e il portiere Irpino è costretto a uscire di piede su un tiro di Cantarutti. Rovesciamento di fronte subito dopo con Mario Piga che crossa per De Ponti, ma Cacciatori è pronto a deviare in angolo il tiro del centravanti. Al 26° Marchesi sostituisce Lombardi con Tacchi e Lovati fa entrare Viola al posto di De Stefanis, e 4 minuti dopo i laziali sciupano la più favorevole occasione che si sia loro presentata. Infine, al 34° Piotti si deve salvare in angolo su tiro di Agostinelli. Poi più nulla di interessante.